Alleluia, lode e gloria al Signore sempre, eternamente, in questa domenica splendida, con un sole meraviglioso, sembra quasi una domenica di primavera, ci apprestiamo in questo autunno ad andare verso l'inverno e la cosa gloriosa è che Dio ancora è con noi, anche se stanno succedendo situazioni difficili, soprattutto in Italia, con questo terremoto. Ma cominciamo oggi al Signore uniti in questa preghiera per questi popoli che sono in disagio, perché la terra si fermi, a chiedere la stabilità, una stabilità interiore, una stabilità di coerenza, una stabilità di certezze, di verità, che è la stabilità, l'unica stabilità che riconosciamo che è quella in Cristo. E stavo pensando a Gesù quando dice che lui è una cosa sola nel Padre, io sono nel Padre, il Padre è in me. E tutto ciò che compie quest'opera straordinaria di comunione è lo Spirito Santo. E proprio quello che abbiamo bisogno noi è chiedere questa unità in noi stessi, questa coerenza, essere ciò che pensiamo, ciò che diciamo, ciò che facciamo e ciò che tra l'altro è la mozione del nostro cuore. E questo è straordinario perché sembra un'opera quasi proprio impossibile, forse probabilmente umanamente lo è. E poi Gesù rilascia il suo spirito e attraverso il suo spirito si arriva ad avere questa unità profonda in ognuno di noi. Un'unità che diventa testimonianza, un'unità che ci scioglie da ogni spirito di apparenza, cioè proprio un'unità che è coerenza alla nostra verità più profonda, che è la verità che Dio Padre nel suo pensiero ha depositato in ognuno di noi, quel motore di possibilità, quel motore di bellezza, quel motore di armonia, quel motore di coerenza, di potenza, di grazia, di guarigione, di liberazione che Dio Padre ha pensato in ognuno di noi. In queste giornate, questo ponte lungo, desideriamo proprio prenderci un respiro e quel respiro di quando sei arrivato e quando siamo arrivati è arrivati nella nostra verità, un respiro che ci porta ad ascoltare noi stessi, a guardare noi stessi, non a giudicare, certo, ma a guardarci, a osservarci e a darci un aggancio, a darci un legame con tutto ciò che è e che dice di sé Gesù. Per essere davvero quel, come dice Paolo, non sono più io che vivo, ma lo stesso Cristo vive in me. E siccome noi lo desideriamo, papà, noi lo desideriamo più di ogni altra cosa, così come siamo nella nostra difficoltà, oggi che sia un giorno di svolta, un giorno per entrare in profondità, un giorno di ascolto, ci vogliamo riservare un tempo di silenzio, un tempo di respiro per poter ascoltare profondamente ciò che prorompe da dentro di noi, che è tutto quel bene depositato dall'eternità in Cristo Gesù e che attraverso il suo spirito oggi vuole ancora di più uscire, riversarsi e trasformare la nostra realtà in una verità inoppugnabile, dove ogni cosa che non appartiene alla tua verità, Signore, si dovrà scontrare contro di noi, o meglio contro te che vivi in noi, che forse è molto più corretto dire così. Ma noi lo desideriamo davvero, Gesù, lo desideriamo più di ogni altra cosa, lo desideriamo Spirito Santo, desideriamo che quest'opera oggi sia in un tempo di svolta, la svolta della coerenza che rompe ogni apparenza nel nome potente di Gesù. Amen, Signore. Lode e gloria a te. Benedetto tu sei, a te ogni lode e ogni benedizione.